quell'evento del 24 giugno 1859. Queste erano delle colline tranquille. Stava finendo, ne hai per metà, prego. In diretta dalla fisarmonica. Molto presto, per la verità, cominciarono a scappare, cominciarono a nascondersi, non avevano nessuna consapevolezza di quello che sarebbe accaduto quella giornata terribile in tutto il territorio. Pensate, un'estensione di fronte di 20 km tra San Martino e Solferino. Vi dicevo, c'era l'esercito. Vai. Schierati 37.000 uomini, avevano con loro 3.200 cavalli, 112 pezzi di artiglierie, e dicevo, erano ammassati qui sotto la torre. Vi avevo già detto prima che invece sulla destra del Mincio, a difendere quello che doveva diventare un confine presumibilmente invalicabile, che era il fiume, c'era l'esercito imperiale austriaco. Thank you.
donne. Ancora come dicevano, era meglio conosciuto Serbi Dio. E perché non me l'hai detto prima? C'ho il suggeritore che ha fatto un'altra gara. Dicevo, pensate, era un potente esercito, l'imperatore stesso era al comando e loro potevano contare su 140.000 uomini. Per darvi le proporzioni, erano 4 volte più forti dell'esercito sardo-piemontese. Ma qui entra in gioco la politica di Cavour, con l'appoggio di Vittorio Emanuele II, che convinse Napoleone III a darsi il loro appoggio. Così vicino al nemico. Pensate che sono usciti ed erano proprio schierati così. Quell'esercito francese che è appena entrato portava con sé 96.000 uomini, 9.200 cavalli. Quindi, se vi ricordate i numeri che vi ho detto prima, le forze cominciavano ad essere... Parlando, eccoli là, vedete loro, è una vita che vanno di corsa. Non era ancora spuntato il sole quando fui desto dal cupo rombo del cannone che veniva di lontano verso nord. Erano i francesi che si erano scontrati col nemico nelle vicinanze di Solferino e nel piano di Medole. Verso le 7 fu suonata la riunione e la mia brigata, col battaglione bersaglieri e una batteria, si mosse, tenendo la ferrovia Desenzano-Peschiera. Il cielo era uno splendore, non una nube errava nella sua limpidezza e i raggi del sole già alto indoravano dalla vetta al piede il Monte Baldo, dominante lo spazioso piano del Veneto, le cui acque immobili per la calma dell'atmosfera a noi che scavavamo dall'alto del terrapieno su cui procedevamo davano l'apparenza di immenso argenteo specchio. Chi avrebbe in quel momento pensato che la giornata pronunziandosi così stupenda sarebbe stata l'ultima tante giovani e balde esistenze che in quell'ora, esuberanti di salute ed energia, sentivano di godere dell'esistenza in mezzo a quella gloria della natura.
camminava a passo accelerato, mentre il cannone tuonava con grande violenza sul ferino, e di fronte a noi la fucilata andava via via facendosi più densa. Era la nostra ricognizione che si era scontrata col nemico, occupante le alture di San Martino. Incalzata da forze soverchianti, dopo qualche resistenza fu scompigliata e noi cominciamo a scorgere tra i campi della sottoposta pianura trappetti di soldati spantati e ritirata. Tutti gli esseri che passavano a portata di voce ci gridavano: coraggi, avviene la medaglia del piombo! Pensate adesso che si mette la battaglia, pensate cos'era, le armi a ripetizione, le armi erano tutte ad avancare, pensate che uno bravissimo riusciva a fare tra... Piemontesi qui a San Martino era conquistare terreno panoramico, era un avanzare e un ritirarsi, dall'alba fino al tramonto. Vedete quello con la bandiera azzurra del battaglione inglese? Napoleone avevano aggredito San Ferino e avevano cominciato a conquistarlo. La verità è che poi rischiava di essere accerchiato, perché i fianchi erano molto
forse è caduto qui a Londra e non riusciamo a convincerlo di tornare in battaglia? Rifacemmo sempre incalzati dal nemico lo stesso cammino che più innanzi avevamo vittoriosamente percorso, e fu appunto durante la rischiata che avevamo a soffrire le maggiori morti. Tenevamo il fatto che dovessi battere un filare di gesso in una siepe, facendo passare parola dall'uno all'altro, riservavamo, tenendoci al coperto il più possibile, lasciavamo avvicinare gli austriaci. E riprendevamo a retrocedere finché non incontrassimo una nuova posizione che offrisse qualche difesa. Continuavamo a batterci e ritirarci. Ad ogni sosta mancava sempre la compagnia. Al roccolo la nostra difesa strenua, protetti dalla fitta stagione di campione, potemmo sostenerci a lungo. Il tredicesimo generale proprio su questa collina è stato insignito della medaglia, ne aveva già presa una a Novara, e gli atti di eroismo di questo splendido corpo si intensificarono, ma ripeto, come abbiamo già detto ieri sera, pensate che in quei tempi venire feriti era uguale ad essere già morti, perché le possibilità di molto relative, e quindi poi anche i feriti in seguito non potevano sperare di sopravvivere. La nostra si sta muovendo, vede il generale Rota che sta controllando tutto. Era difficile, ed è per questo che normalmente i combattimenti avvenivano sempre con la baionetta in canna, perché il nemico era lì. Qualche volta addirittura tra una buca e l'altra si parlavano, non si capivano cosa voleva dire. Un caldo terrificante con morti e feriti che si lamentavano. Fronte che spara.
miracolo del Solferino, però ripeto, aveva ancora grossi problemi sul fronte dei... e quindi doveva garantirsi che gli altrigi non avrebbero essere in fronte, e qui è tutto tra i piemontesi. E avanzano, vedete, la nostra cavalleria da una parte. I cacciatori delle Alpi alla sinistra sono quelli con la camiciola azzurra. L'estensione del fronte era tra i 15-20 km, gli schieramenti partono con continue scritte di fucileria e anche le artiglierie ci danno dentro. Sono pronti a caricare ancora l'artiglieria. E... e noi toccammo la vetta del colle e finalmente lo tenemmo. Erano le 20. Da quel momento la vittoria era assicurata e il nemico, ormai in piena ritirata, era salutato a colpi di cannone, il cui fuoco non cessò di notte fatta. Stanno cominciando a cedere, si rendono conto che è difficile, e Francesco Giuseppe, che è giunto a Crabriana col suo quartier generale, spera ancora di capovolgere tutto, ma nella stessa misura lo capiscono anche gli alleati, e allora si schierano in forze. Vedete le schiere, il generale Corotto per dare il comando. Siamo alla fine, hanno capito la debolezza del nemico e sono pronti per l'ultimo. Vedete, tutti gli alleati sono schierati e pronti, perché hanno capito che questo diventerà un momento storico per loro, per tutti quelli che sono morti per quella giornata di sangue. Soprattutto diventerà una giornata fondamentale per l'Italia. E allora, signori, insieme con noi,
pronti a seguire quell'ultimo assalto. Parte da Osta alla destra. Vedete che per andare alla decisione che mollano anche gli zaini. E adesso siamo all'ultimo assalto, convinto con noi questo ultimo assalto e anche incoraggiare i nostri. Voglio sentire un bel applauso. Thank you.
Allora io vorrei, signor sindaco, per favore, venga qui, c'è il generale Rota che vuole consegnargli la possibilità di dare l'ordine a tutti i reparti schierati. Vieni qua vicino al palco, accompagnalo tu Rota, accompagnalo. Prima che diano l'ordine, Rota, dai prima l'ordine e faccio entrare la bandiera. Bene, allora io vorrei, abbiamo il gruppo Alpini che c'è sempre stato vicino in questi mesi di lavoro, che si sta preparando, e vorrei che tutti noi, se Viviana e Alessandro che lo canteranno per voi, signori, il nostro tricolore è il nostro inno nazionale. Grazie.
Abbiamo finito la rassegna e quindi vi ricordo sempre la sorpresina finale, non muovetevi, state qui, non è che vi teniamo qui fino a tarda sera, però state qui, abbiamo una sorpresa eccezionale, perché poi pregherei tutti voi di disporvi ai bordi del campo. Noi vorremmo dare un riconoscimento in questa giornata ad ogni gruppo e sinceramente viva il Luca! Viva il Luca! Viva il Luca! Allora io direi, vorrei qualcuno qui, Vigliano sei pronta con i tuoi, sindaco, l'assessore Giustacchini è qui con me. Bravo, venga avanti assessore, si mette lì. Allora, gruppo storico risorgimentale 23 marzo 1849, si faccia avanti per il riconoscimento della giornata di oggi. Eccolo qui, signor sindaco, stia qui con il nostro... Se eravate distratti, questo era il saluto di tutti coloro che sono rimasti in armi per tutta la giornata. Vi garantisco che non è tessuto leggero di moda, ma è tessuto originale, pesante, e loro lo hanno fatto volentieri per tutti voi. E se voi continuerete ad essere così numerosi, loro sono sicuro che saranno qui anche il prossimo anno. Adesso disponetevi pure i bordi ed aspettate con noi la sorpresa finale che abbiamo preparato. Oh,
Federazione.